Zach, fotografo professionista, già vincitore di diversi premi fotografici prestigiosi e che aveva partecipato a numerose mostre fotografiche di pregio, benché fosse solo un ventenne, guidava la sua decappottabile lungo una strada presso i Monti Appalachi, diretto alla catena montuosa di Monti Catskill, facente parte degli stessi, con lo scopo di ricavarne meravigliose fotografie per una mostra di foto paesaggistiche di proprio allestimento. Come nel suo lavoro era sempre stato metodico, anche tutte le tappe di quel viaggio le aveva accuratamente pianificate, cercando per quanto possibile di mettere in conto tutti gli imprevisti. Ma una cosa inimmaginabile stava per sconvolgere la sua vita. Era un limpido mattino d'inverno, con una temperatura stranamente gradevole per la stagione, in effetti. L'ultima notte l'aveva passata in un motel isolato non troppo lontano da dove era adesso, e lui si godeva il vento sulla faccia. I suoi capelli biondi sembravano scintillare al sole, mentre una canzone country dell'unica stazione radio che riuscisse a prendere da quelle parti lo allietava dall'autoradio. Tutto procedeva normale, tranquillo, fino a che in curva gli si parò sulla strada un cervo. Zach non procedeva a velocità troppo elevata, sia perché il luogo stesso lo sconsigliava e sia perché in quel frangente, appunto, era in curva. Ciò nonostante, quando sterzò bruscamente per evitare l'animale, andrò a sbattere abbastanza forte da fargli perdere i sensi, sebbene i danni dell'auto fossero tutto sommato contenuti. Quel cervo non si era trovato lì per caso ad attraversargli la strada. Zach allora non poteva saperlo, ma una crudele strega di nome Chelsea aveva volato per ore a cavallo della sua scopa, controllando vari posti isolati, proprio a caccia di un uomo da rapire, e lui era suo malgrado la vittima ideale. Una volta scelto lui, lo aveva preceduto verso quella curva, era atterrata e aveva atteso il momento opportuno per poi incantare un cervo affinché causasse l'incidente. Non voleva ucciderlo, né causare danni seri alla macchina, che in fondo le serviva. In entrambe le cose era stata molto accurata e non a caso aveva colpito in curva dove la velocità, già di per sé non eccessiva, si era ridotta. Mentre lui era ancora incosciente, la strega gli aveva fatto trangugiare una pozione che l'avrebbe mantenuto privo di sensi almeno per il tempo sufficiente affinché lei, caricata la scopa sulla macchina e collocatolo sul sedile del passeggero, come se dormisse onde non insospettire eventuali persone che li vedessero lungo il tragitto, guidasse la sua dimora e potesse disporre di lui nel migliore dei modi. Del resto, non era il primo uomo che rapiva e ormai era diventata molto esperta nel farlo. Mentre guidava di tanto in tanto, lo fissava estasiata e diceva a se stessa che questa volta sarebbe andata diversamente, che lui era quello giusto. Certo, se lo era già detto altre volte, ma voleva fortemente credere che lui fosse quello giusto per sempre. Quanto alla pozione, non era l'unica che avesse preventivamente recato con sé. Per buona misura portava sempre anche una pozione curativa, per evitare i rischi che lui morisse, tanto per non lasciare niente al caso, anche se come al solito non ce n'era stato bisogno. Lei era una donna sui 50 anni, vestita con abiti di seconda mano. Dei lunghi e bei capelli neri che aveva avuto in gioventù restavano ormai solo poche ciocche, che erano come relitti fluttuanti in un mare di grigio. Giunsero alla sua dimora qualche ora dopo, ma Zach si risvegliò soltanto di notte, quando già Rigel splendeva al suo culmine nel cielo, ritrovandosi incatenato ad un muro di una cantina senza sapere come vi fosse arrivato o chi ve l'avesse condotto. Non passò molto tempo prima che la luce artificiale si accendesse, in quanto Chelsea scendeva di tanto in tanto a controllare il suo ospite. Quando i suoi occhi si furono riabituati alla luce, il giovane vide che si trovava incatenato al muro per i polsi e le caviglie, nell'ala di una cantina che un tempo doveva essere stata adibita alla pigiatura dell'uva, dato che ne recava ancora le tracce. Adesso era invece adibita a cella, con una robusta porta che certo ai tempi in cui veniva usata per fare il vino non c'era. Lui e la sua cugina si guardarono negli occhi, verdi i suoi e grigi quelli di lei, per quella che sembra un'eternità. Ma in realtà trascorsero solo pochi secondi. Comprensibilmente poi Zach iniziò a urlare e dimenarsi, cercando al contempo sia un aiuto esterno che di salvarsi da solo. Lei sorrise alla scena, in questo erano tutti così prevedibili, quasi un cliché. Lo informò con malcelata gioia nella voce
che lì nessuno poteva sentirlo e in nessun modo, per quanto si divincolasse, si sarebbe sciolto dalle catene. Lui ora, quasi per contrappasso rispetto a prima, evitava di incrociare il suo sguardo e mentre razionalmente sapeva e capiva benissimo che lei diceva il vero circa la nullità delle sue chance, non di meno continuò a provare per un po', per istinto forse, o non voler comunque lasciare niente di intentato, o chissà che altro, si chiese. Ma in fondo si disse alla fine che non importava granché saperlo. Lei gli si avvicinò di nuovo guardandolo fisso in viso, anche se lui non incrociava lo sguardo, e lo carezzò su una guancia. A quel gesto lui ebbe un moto di repulsione e si tirò indietro, ma lei non ci badò troppo. Mentre lo guardava si compiaceva di quanto fosse bello e forte, benché al contempo indifeso, in suo pieno potere, proprio come più a lei piaceva. Si compiaceva anche del valore artistico di lui. Aveva visto le sue foto e del tenue sentimento che per lei era il primo bocciolo di un amore, mentre qualcun altro l'avrebbe chiamato insana passione morbosa, che le stava nascendo dentro. Tale sentimento era solo un lieve piccolo germoglio per ora, ma lei si diceva che con il tempo, se non avesse esagerato bruciando le tappe, sarebbe stato, questa volta per sempre a differenza degli altri prima, il suo vero amore e che soprattutto lui l'avrebbe ricambiata. Tenerlo così e dolcemente carezzargli una guancia fu solo l'inizio, ma non osava andare oltre la notte del loro primo incontro. Nel lasciarlo di nuovo solo, gli disse che avrebbe dovuto essergli molto grato per come lei si era presa cura di lui durante tutto quel tempo. Sulle prime il fotografo si chiese confusamente a cosa si stesse riferendo, poi capì. Dovevano essere passate parecchie ore da quando lei lo aveva rapito, nel mentre lui era rimasto privo di sensi per tutto il tempo. Eppure non provava né sete né fame e percepiva il tatto di avere addosso abiti non suoi. Certamente lei aveva provveduto a tutto, incluso lavarlo e cambiarlo, dopo che la natura aveva fatto il suo corso. Oh, lei doveva pensare che dovesse esserle grato di tutto ciò, ma lui, figurandosi la cosa, riuscì solo a provare umiliazione e disgusto. Si chiese anche, non senza un certo allarme, cosa ne era stato degli attrezzi del suo mestiere. Oh, li amava molto. Amava molto ciò che faceva e praticamente si poteva dire che fosse sposato al suo lavoro, rifletté. Ripensò anche alla sua bella automobile, cui pure, come del resto molti altri uomini, era affezionato sia pure in modo ben diverso. Per le prime 4 settimane, Chelsea si limitò nel fargli del male, in aggiunta a tenerlo sempre lì, in quel modo in suo totale potere, a esercitare su di lui per ore deprivazioni sensoriali. Ore che si alternavano come ondate di marea a quelle durante le quali voleva e doveva parlare con lui. In pratica, più volte al giorno, tutti i giorni. Alternava periodi in cui lo bendava e gli faceva indossare cuffie completamente isolanti, ad altri in cui lo carezzava e gli parlava dolcemente. Quando poi, al prendersi buona cura di lui, era a suo modo molto scrupolosa, evitava solo di nutrirlo oltre lo stretto indispensabile per tenerlo in vita. Non lo voleva troppo in forze, anzi, da che era lì Zack era un po' smagrito. Al contempo, il tenero bocciolo interiore che per lei era amore si rinforzava. Nel parlargli, lei gli raccontava di sé, ma non solo. Quanto a Zack, quella prima notte, con tutta l'agitazione interiore che provava, non aveva potuto farci caso, ma già il giorno dopo constatò con orrore i 6 scheletri umani che c'erano a un lato della sua stanza prigione e vide anche la caldaia che era servita a disporre dei corpi di quei poveretti dopo la loro morte. Capì che se non voleva fare la stessa fine, doveva ben ingegnarsi. Non ricordava esattamente dove, come e quando, ma era sicurissimo della veridicità di alcune nozioni di sopravvivenza imparate per casi del genere. Sapeva che ciò che contava di più era parlare molto di sé al proprio aguzzino in primo luogo e più importante di tutto, perché era più difficile poi uccidere qualcuno se lo si vedeva come una persona e guadagnarsi comunque la sua fiducia. Così fece infatti e tra le altre cose gli parlò di sé e del suo lavoro. Chiunque avrebbe potuto sentire quanta passione sincera metteva in esso da come ne parlava.
arrivò persino a dirle che ambiva si tenesse, cosa che in genere si fa dopo, ma lui voleva ottenerla finché era ancora in vita, una mostra di tutte le sue migliori opere all'International Center of Photography di New York. Quando lui poi finalmente osò chiedere espressamente cosa ne era stato dei suoi strumenti da lavoro e della sua macchina, dicendole che era diretto ai Monti Catskill e cosa esattamente intendeva fotografare, nonché in quale momento del giorno per avere la luce giusta, lei gli rispose amorevolmente, perlomeno in testa sua era amorevole, che la macchina era a posto e ben celata, salvo per i freni che aveva manomesso, a maggior scrupolo, casomai lui, ma non era mai successo prima con nessuno, precisò, era solo eccesso di zelo, riuscisse un giorno a fuggire chissà come. Teneva la macchina del fotografo nel garage, insieme al fuoristrada di sua proprietà. E poi aggiunse, alla notizia lui si mostrò sorpreso e molto scettico, che non poteva certo usare la sua scopa volante per andare nella vicina città a fare acquisti, motivo per cui usava il fuoristrada. Lei percepì l'incredulità di lui e per buona misura, affinché vedesse che diceva il vero, eseguì degli incantesimi di fronte a lui e si compiacque di dirgli che stava controllando lei il cervo il giorno che lui si era schiantato.